Benvenuti esploratori, io sono Madame Stories e qui siete nel mio rifugio. Accomodatevi perché oggi vi porto sul Titanic. Ora farò un'introduzione, ma se volete saltarle e andare direttamente alle storie, beh, vi metto il minuto qui sotto. Ci troviamo nel 1912, sono gli anni della Belle Époque e dell'Art Nouveau, e per quanto riguarda l'Inghilterra, sono gli anni subito successivi all'epoca edoardiana. Le città inglesi sono i centri nevralgici di un grandissimo impero che comprende buona parte dell'Africa, l'India e altri territori. Un impero che si stava evolvendo con orgoglio e nazionalismo, e soprattutto in moltissimi campi, come quello del commercio, l'industria e la marina. Un'epoca dove ci si inizia anche a sentire liberati, leggeri, seducenti e avventurieri, stanchi dell'ormai obsoleto puritanesimo della regina Vittoria. Il famoso transatlantico viene costruito a Belfast insieme ai suoi due gemelli, la RMS Olympic e la HMHS Britannic, ufficialmente per garantire una tratta settimanale oceanica con l'America. Ma in realtà tutto questo origina da un moto di competizione da parte della White Star Line, l'azienda del Titanic, nei confronti della Cunard Line, che all'epoca era il competitor maggiore perché aveva decisamente le navi migliori. Quindi il Titanic, per poter competere, doveva essere la massima espressione della tecnologia navale, una nave mastodontica all'avanguardia e lussuosissima. Il 31 maggio del 1911 il Titanic viene avviato per la prima volta in mare. Finalmente la White Star Line può competere con la Cunard Line. Il Titanic vantava questo stile, lo abbiamo detto, lussuosissimo, simile a quello degli hotel londinesi dell'epoca. Sembrava infatti un enorme hotel galleggiante. In particolare somigliava ad un hotel, ma non mi ricordo il nome, lo metto qui sotto. La prima classe ha questo salone decorato con pannelli in quercia in stile Luigi XV. C'è anche un camino in marmo con sopra questa statuetta di Artemide che in qualche modo mi fa ripensare al discorso del sentirsi avventurieri, liberi. Questo salone era infine illuminato da un grande lampadario di cristallo. Qui i passeggeri possono leggere accanto al camino, sorseggiare il tè, giocare a carte e ascoltare l'orchestra di bordo. Poi c'è il caffè parisien, decorato con piante rampicanti e mobili in vimini, in perfetto stile francese. E poi il ristorante à la carte, gestito dall'italiano Luigi Gatti. Come al solito, quando vogliamo fare le cose in grande, ai fornelli, chissà perché, mettiamo sempre un italiano. Ma c'era anche una palestra, un canile per cani di prima classe, solo per loro, e un giornale di bordo, addirittura l'Atlantic Daily Bulletin, e persino un bagno turco in stile seicentesco moresco, con queste piastrelle verdi e azzurre. Sia il bagno turco che in piccola parte anche il caffè parisien sono simboli dell'esotismo, tipico del periodo della Belle Époque. Il Titanic attraversa da Belfast il mare d'Irlanda per poi passare attraverso il Mar Celtico e giungere a Southampton, a sud dell'Inghilterra, pronto ad accogliere oltre 2.000 persone con i loro sogni, i loro desideri di avventura, i loro progetti. Ma chi sono questi avventurieri dell'oceano di inizio secolo XX? Beh, come abbiamo detto, sono più di 2.000 persone. Purtroppo non possiamo parlare di tutti loro, ma quello che io ho fatto è stato selezionare alcune fra le storie più intriganti, cercando di parlare sia dei ricchi aristocratici che di persone più comuni. E allora cominciamo questo viaggio parlando del capitano Edward Smith. Avete sicuramente visto il capitano del Titanic, del famoso film del Titanic, ma
Forse non tutti conoscono la sua storia. Beh, Edward nasce nel freddo nord dell'Inghilterra, vicino Liverpool, ed è di umili origini. Il padre infatti è un fioraio, mentre la madre è una commessa. Edward sembra avere le idee abbastanza chiare già da piccolo, perché a 13 anni lui lascia la scuola e in un primo momento va a fare il fabbro in Etruria, quindi nell'attuale Umbria, Toscana, parte del Lazio, non so di preciso dove. Però questi 3 mesi evidentemente gli servono per riflettere. Infatti, dopo questo tempo, lui torna a Liverpool e comincia la sua carriera di marina. A 25 anni diventa capitano e la sua carriera va a gonfie vele. È apprezzatissimo per le sue qualità di navigatore e per essere un capitano competente e prudente. All'inizio della seconda guerra boera, Smith trasporta le truppe fino a Colonia del Capo, coordinando alla grande 2 viaggi in Africa. All'epoca non è che andassero sempre così bene, non era scontato che andassero bene dei viaggi così lunghi. Tanto che Re Edoardo VII lo premia con una medaglia nel 1903. Questo gesto fa sì che la sua reputazione cresca moltissimo, tanto che qualsiasi nave dovesse solcare i mari per la prima volta, beh, non c'era dubbio. Al timone doveva esserci Capitan Edward Smith. Quando è chiamato al comando del Titanic, Smith accetta, ma decide che quella sarebbe stata la sua ultima traversata e che poi si sarebbe rifugiato in pensione in un villino nel New Forest e si sarebbe dedicato a sua moglie e soprattutto alla sua amatissima figlia Helen, di 14 anni. Helen adorava suo padre, lo descrive come un uomo che quando amava qualcosa lo amava davvero, tanto che racconta per esempio del suo rapporto con i sigari. Lui li fumava con una tale dedizione che mentre fumava non voleva che nessuno entrasse in stanza, doveva rimanere solo con i suoi sigari e nessuno doveva rompergli. Ma cosa successe quella notte sul Titanic e in quale grado fu sua la responsabilità? Beh, c'è chi dice che Smith avrebbe ceduto alle pressioni di Ismay, il presidente della White Star, affinché mantenesse una velocità spericolata pur di giungere in America in anticipo rispetto al previsto, così da poter finire su tutti i giornali. In realtà poi sappiamo che su tutti i giornali ci finì, ma per un motivo un po' diverso da quello previsto. In realtà nelle inchieste britanniche e americane che seguirono emerse un quadro molto più complicato di questo, in quanto Smith avrebbe ignorato ripetutamente i vari avvisi di avvistamento iceberg da parte delle altre navi, non diminuendo la velocità, il che in realtà è molto strano da parte sua. Insomma, non era da lui. Resta veramente un mistero che cosa sia passato per la testa del capitano. Inoltre pare che durante tutta la tragedia Smith apparisse confuso, scioccato, non aveva compreso che la nave aveva colpito un iceberg e dava delle indicazioni strane anche agli altri marinai, tanto che gli altri ufficiali dell'equipaggio gli ricordavano continuamente delle cose ovvie. E lui rispondeva cose tipo, oh sì, è vero, hai proprio ragione. Misteriosa è infine anche la sua morte. Nessuno sa dire con esattezza dove morì e quando. C'è chi lo vide salvare una bambina, portarla a nuoto fino ad una scialuppa e poi dire, io seguo il Titanic, e tornare indietro. C'è chi lo vide spararsi e chi buttarsi in mare. Ma ci sono addirittura alcune versioni che vorrebbero Smith sopravvissuto al Titanic. Sì, perché 3 mesi dopo il disastro, un uomo d'affari con un passato in marina, di nome Peter Pryle, dichiara di aver visto Smith nelle strade di Baltimora e di essere ritornato nello stesso punto dove lo aveva incontrato la prima volta nella speranza di rincontrarlo, cosa che effettivamente succede. Dice di essersi avvicinato e di avergli parlato. Gli ha chiesto praticamente come stava e Smith ha risposto qualcosa come «Molto bene, Pryle, ma per favore non trattenermi, sono al lavoro». Pryle
testimonia anche di aver seguito Smith un giorno fino alla stazione ferroviaria. Poco prima di salire su un treno diretto a Washington, l'uomo gli avrebbe sorriso e gli avrebbe detto: «Fai il bravo, compagno di bordo, almeno finché non ci incontreremo di nuovo». Nel 1940, inoltre, una lettera sulla rivista Life suggeriva che il capitano avesse concluso i suoi giorni da anziano a Lima, nell'Ohio, e che lì infatti era noto a tutti gli altri come Silent Smith. Di Smith all'epoca effettivamente ce n'erano molti, ma la cosa strana di quest'uomo è che lui si faceva chiamare solo come Smith, quindi era un senza nome, e che aveva la stessa corporatura e l'età del capitano, ma soprattutto aveva gli stessi tatuaggi da marinaio. Successivamente dichiararono che in realtà quell'uomo era un altro, quindi falso allarme. Però comunque suggestivo, no? Chissà. Alla storia di Smith si intrecciano quelle di altri due ufficiali. Uno è Harry Tingle Wilde, 39 anni, anche lui ufficiale di Whirlpool. Sua moglie era morta la vigilia di Natale del 1910 e i figli gemelli che aveva con questa moglie erano anch'essi morti in tenera età, sempre lo stesso mese, probabilmente di scarlattina. Harry Tingle Wilde, con già abbastanza sfiga alle spalle, converrete con me, sarebbe dovuto salire a bordo dell'Olympic, quindi la gemella del Titanic. Invece è molto probabile che il capitano Smith abbia fortemente voluto la presenza di Wilde e che abbia preteso di farlo salire a bordo del Titanic. Wilde però non è che avesse tutta questa voglia di affiancare Smith su quella nave e infatti, pensate, questa cosa è impressionante, in una lettera che invia Tingle a sua sorella, Wilde scrive: «Ancora non mi piace questa nave, ho una strana sensazione al riguardo». Verso le 13:30-13:45 del 14 aprile la nave Baltic trasmette un avviso che informa della presenza di iceberg nella rotta del Titanic a circa 400 km. Come vediamo anche nel film, l'avviso, quando giunge nelle mani del capitano, viene passato a Ismay e viene ignorato. Ed anzi, si decide di virare leggermente la rotta e di aumentare la velocità, invece di diminuirla, come sarebbe stato più onesto fare. Questa però non è stata l'unica segnalazione, infatti ne arrivarono diverse via radio, una alle 13:45 da parte del piroscafo America, ovvero una nave mercantile, e un'altra più tardi nel pomeriggio. A Wilde non fu ordinato alcun cambiamento di velocità. Peraltro, tutti gli ufficiali, quelli che lavoravano in radio, erano in realtà molto impegnati perché mandavano continuamente questi messaggi privati da parte dei passeggeri di prima classe verso coloro che erano rimasti praticamente in America, no? O in Inghilterra. Wilde purtroppo morì nel naufragio, dopo aver fino all'ultimo coordinato le scialuppe. E pensate che neanche ci voleva andare. Ma sappiamo anche che Wilde prese in realtà il posto di David Blair, o meglio prese il posto di un altro ufficiale, ma per una questione di gradi, alla fine praticamente a lasciare il posto sarebbe dovuto essere l'ultimo in grado, che è proprio David Blair, il quale in fretta e furia alla vigilia della partenza lascia la nave, ma prima si reca in cabina, fa le valigie e si porta via con sé le chiavi. Quali chiavi? Beh, le chiavi che avrebbero dato accesso ai binocoli di bordo. Sappiamo infatti che le vedette non sono riuscite a scorgere in tempo l'iceberg, in quanto erano sprovviste di binocoli, che erano chiusi a chiave e questa chiave non era a bordo. Quindi poterono avvistare l'iceberg solo ad occhio nudo, quando però oramai era troppo vicino e la virata troppo difficile per una nave così mastodontica. Pensate che assurdo destino. Quest'uomo pensava di aver perso all'ultimo un lavoro e invece si era salvato la vita. Oppure no? Oppure è stata proprio la sua dimenticanza a condannare il Titanic? Voi cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti.
In prima classe, fra aristocratici e ricchissimi uomini d'affari, serpeggiava anche una giovane donna misteriosa che parla francese, ma non propriamente parigino. Tale Mrs. de Villiers. Ma chi era questa donna? Berthe Antoinine Mainet ha 24 anni quando sale sul Titanic. Nasce vicino Bruxelles ed è di umili origini. Il padre sappiamo che era un metalmeccanico. Non sappiamo poi molto sulla sua infanzia e sulla sua adolescenza, ma sappiamo che ha una bellissima voce e che decise di diventare una cantante di cabaret, nonostante i suoi genitori non fossero propriamente d'accordo. A Bruxelles canta con un nome d'arte, Bella Vieille, e aveva una relazione negli anni precedenti con un soldato francese che si era poi unito alla legione straniera ed era partito per il Congo belga. Un giornale belga, Hat Laste News, la descrive in maniera, diciamo così, ermetica, con queste parole: ben nota a Bruxelles nei circoli del piacere, spesso vista in compagnia di persone a cui piace bere, cenare e godersi la vita. Nell'inverno del 1911 Berthe si esibisce in un caffè di Bruxelles e incontra un giovane giocatore di hockey proveniente da Montreal, tale Quig. I due ci mettono davvero poco a innamorarsi l'uno dell'altro e a divenire amanti. In particolare Quig perde la testa, tanto che insiste per farla venire a vivere con lui a Montreal, ovviamente viaggiando a bordo del Titanic. Che splendida idea! Lei accetta, ma per motivi di decoro viene fatta salire con lo pseudonimo di Mrs. Villiers e viaggia sempre in prima classe, ma in una cabina sola, separata da Quig, che invece viaggiava con la sorella e con la madre. Vi ricordate? Infatti lei in qualche modo aveva una relazione, per cui non si poteva sapere tutto ciò. Mi immagino già i pettegolezzi quando vedevano Quig scattaiolare dentro la stanza di questa Mrs. Villiers. La notte del naufragio, Berthe si infila in fretta e furia un lungo soprabito di lana sopra la camicia da notte, e quando Quig la invita a salire sulla scialuppa senza di lui, lei si ribella, dice no. No perché non vuole abbandonare Quig? No! Dice no, voglio tornare in cabina a prendere i miei gioielli. Ma l'inaffondabile Molly Brown, ve la ricorderete dal film, le disse: in fondo al mare non ci fai niente con i gioielli, non essere sciocca. Lungimirante. Berthe comunque si salva, ma approda a Montreal senza il suo Quig. Dunque, dopo qualche mese, torna in Europa e riprende ad esibirsi come cantante a Parigi. Ma non dimenticherà facilmente questo amore interrotto, tanto che non si sposerà mai più. Si dice che nessuno abbia mai creduto alla sua storia di sopravvissuta del Titanic, nonostante lei lo raccontasse. Ma in seguito alla sua morte, morì lei a 75 anni, fu ritrovato fra i suoi effetti personali una scatola di scarpe con dentro ritagli personali, lettere e fotografie che testimoniavano la sua esperienza sul famoso transatlantico. Ma torniamo a bordo del Titanic e scendiamo nei ponti da D a G, dove alloggiava la seconda classe. In seconda classe c'erano principalmente studiosi, sacerdoti, borghesi, insegnanti e turisti. Come qualità non differiva molto dalla prima classe, sì, diciamo forse lo sfarzo non era altrettanto grandioso, ma parliamo ancora di altissima qualità. Fra i passeggeri c'era un giovanissimo Edgar Samuel Andrew, un argentino nato a El Durazno nel 1895, quindi quando si imbarca nel Titanic ha 17 anni, ed è l'ultimo di 7 figli di genitori inglesi di Whitby, nello Yorkshire. Il 5 maggio del 1911 Edgar arriva a New York dall'Argentina per far visita al fratello Alfredo, il quale aveva studiato negli Stati Uniti per diventare un ingegnere navale e stava invitando il fratello alla sua festa di matrimonio. Matrimonio con chi? Con una ricca vedova,
Harriet White Fisher, erede della Fisher & Norris Anvil Works, nel New Jersey, un'industria di incudini su larga scala. In quel periodo sicuramente era un'industria fiorente. Edgar sarebbe dovuto salire a bordo dell'Oceanic, quindi non del Titanic, ma a causa di uno sciopero del carbone, e qui faccio una parentesi perché in quel periodo i minatori del carbone erano manodopera fondamentale anche e soprattutto per le navi, ma lavoravano in condizioni disumane a salari bassissimi. Beh, insomma, a causa di questo sciopero è stato costretto a cambiare biglietto e a salire invece a bordo del Titanic. L'8 aprile del 1912 Edgar scrive una lettera al suo amico José Cowan dall'Argentina, dove esprime il suo disappunto perché non può salutarlo per tempo, dovendo infatti anticipare la partenza. Scrive: immagina che José dovessi partire il 17 di questo mese, a bordo della Oceanic. Ma a causa dello sciopero del carbone, quel piroscafo non può più partire. Quindi devo andare una settimana prima a bordo della Titanic. Sembra davvero incredibile che io debba partire qualche giorno prima del tuo arrivo, ma non c'è niente da fare. Devo andare. Pensi, José, che sto salendo a bordo della più grande nave a vapore del mondo. Ma non ne sono affatto orgoglioso. In questo momento vorrei che il Titanic giacesse sul fondo dell'oceano. Ho i brividi. Edgar purtroppo non è fra i sopravvissuti del Titanic e se n'è andato, pensate, per una pura coincidenza, a soli 17 anni. E arriviamo a Richard Norris Williams, 21 anni, che viaggia insieme a suo padre Charles. Richard è un affermato tennista e si sta recando in America per partecipare ai tornei prima di proseguire gli studi all'Università di Harvard. Quindi praticamente era un tennista, ma anche iscritto all'università. Wow, un genio. Dopo la collisione, Richard lascia la sua cabina e vede uno steward che tenta di aprire una porta di una cabina dove era rimasto intrappolato un passeggero in preda al panico. Richard decide di fare irruzione e di forzare la porta, tanto che l'amministratore lo minaccia di denunciarlo per danni di proprietà a una nave che sta affondando. Richard e Charles, mentre il Titanic appunto sta affondando, non potendo accedere alle scialuppe, cominciano a nuotare in mare e nuota che si ritrovano a nuotare faccia a faccia insieme al cane del passeggero di prima classe Robert W. Daniels, il bulldog Gammon de Picomb. Qualcuno infatti era corso a liberare i cani dal canile, vi ricordate il canile di prima classe, per permettere anche a loro di salvarsi. Questo cane poi, Gammon, è particolarmente celebre all'interno della nave. Infatti un'altra sopravvissuta, la bambina di 7 anni Eva Hart, passeggera di seconda classe, adora questo cane e la sua attività preferita è quella di scendere al canile e giocare con lui. La madre di Eva, Hester, è una donna molto scettica nei riguardi del Titanic. Hester, infatti, non riesce a chiudere occhio per tutto il viaggio. Questo in quanto è turbata dalla premonizione che una catastrofe potesse colpire la nave proprio durante la notte. Tanto che Hester pronuncia questa frase: definire una nave inaffondabile è come volare davanti alla faccia di Dio. Ma torniamo al nostro tennista Richard e a suo padre. Li abbiamo lasciati in mare a nuotare vicino al bulldog, Gammon de Picomb. Charles a un certo punto vede una scialuppa e grida a Richard: corri, saliamo! Ma in quel momento l'imbuto di prua cade e lo prende in pieno, schiacciandolo. Dopo aver visto suo padre morire, Richard è stato tirato su da una scialuppa. Pare però che questa scialuppa avesse imbarcato moltissima acqua e praticamente il freddo gelido dell'oceano sulle gambe era davvero insostenibile. E così Richard, per cercare di distrarsi da questo dolore, comincia a guardarsi intorno alla ricerca appunto di qualcosa che potesse non far pensare a quello che stava accadendo. E ci riesce, trova un uomo con un cappello derby e che dai lineamenti sembrava probabilmente straniero e dal suo aspetto, diciamo, sembrava proprio essere un uomo di terza classe. Questo uomo aveva questo cappello derby che aveva una ammaccatura
E così Richard si avvicina e incomincia a cercare di spiegargli che lui sapeva come aggiustare questa ammaccatura, conosceva la tecnica, era una tecnica in cui bisognava spingere in determinato modo questo cappello e avrebbero aggiustato il cappello, come se fosse una cosa fondamentale mentre una nave sta affondando e siete su una scialuppa dove c'è un botto di acqua congelata, ma ok. E insomma, la cosa particolare però è che purtroppo quest'uomo non capiva nessuna delle lingue utilizzate da Richard. E così lui prova e riprova a spiegarglielo, ma non c'è niente da fare. Allora a un certo punto decide di mimargli quello che voleva fare. Quindi prende questo cappello con due mani, comincia a tirare per fargli capire, guarda che io posso aggiustartelo. Ma lui dall'altra parte pensa che Richard voglia in realtà rubargli il cappello, quindi tira a sua volta dicendo nella sua lingua madre, no, 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 non rubarmi il cappello, è mio, è mio, è mio. Quindi immaginatevi questa scena grottesca in cui questi due uomini si tirano questo cappello in questa scialuppa, uno dice no, non rubarmelo, e l'altro dammelo che tiro giusto, c'ha la ammaccatura. Comunque, quando Richard viene tratto in salvo, ha le gambe di un color viola, veramente inquietante, e il medico del Carpazia, la nave che recupera i sopravvissuti, gli suggerisce caldamente l'amputazione di entrambe le gambe. Richard però non ne vuole assolutamente sapere e rifiuta, non ha alcuna intenzione di rinunciare alla sua carriera da tennista. Così tutti i giorni prende ad allenarsi nella nave, quindi nel viaggio di ritorno verso l'America, e a camminare avanti e indietro per tutta la Carpazia per 2 ore. Pensate al dolore, pensate alla fatica, ma alla fine le sue gambe lentamente si riprendono e addirittura quando arriva in America vince il doppio misto degli Stati Uniti nel 1912, quindi nello stesso anno, per poi diventare più volte campione singolare e campione del doppio maschile di Wimbledon nel 1920. Richard in seguito diviene anche un banchiere d'affari di successo a Philadelphia e presidente della Historical Society of Pennsylvania. Wow! Ci tenevo a finire questa carrellata di storie con una che fosse davvero a lieto fine. Ed eccoci alla fine di questo viaggio alla scoperta di alcuni dei passeggeri del Titanic. Io vi ringrazio di essere stati fin qui e se vi ho intrattenuto mettetemi mi piace e iscrivetevi al canale e mi raccomando attivate la campanellina per essere avvisati ogni volta che metterò un nuovo video. Grazie, ci vediamo alla prossima storia. Ciao!